Cuori da battere, eccolo qua, Max Pezzali, neanche Francesco Renga, Max Pezzali è qui con noi. Buon pomeriggio. Ciao a tutti, buongiorno. Benvenuto, ciao Max. Come stai? Molto bene, molto bene. Molto bene, noi siamo molto contenti di averti finalmente qui a presentarci questo bel progetto, partendo da questa canzone insieme a Max, insieme a Francesco Renga, insieme a Nek, Duri da battere, un po' come si pensava fosse la nostra nazionale di azzurri. E cominciamo così. No, non volevo girare il coltello nella piaga. Però è inevitabile, ragazzi. Non è che siamo umani, abbiamo una sensibilità. Insomma, quindi, sì. Noi non lo eravamo come nazionale italiana, evidentemente. E nella canzone invece cerchiamo di raccontare come tutto sommato, nella vita di tutti i giorni, nelle piccole grandi battaglie che tutti noi dobbiamo affrontare, in fondo, insomma. Siamo tutti piuttosto duri e adattabili, no? Perché come diceva Darwin, non vince il più forte, ma vince il più adattabile, no? La specie che si adatta di più ai cambiamenti, e quindi anche noi dobbiamo adattarci ai cambiamenti. Il pezzo l'abbiamo fatto appunto con Filippo, cioè con Nek e Francesco Renga. Loro mi hanno aiutato a dare un senso a questa canzone, perché prima era solo un provino nel quale io vocalmente non riuscivo a capire dove far andare la melodia certe parti. Grazie a loro, che sono dei grandissimi cantanti, ho dato una svolta al pezzo, e questo mi ha fatto venire in mente che forse quel tipo di unione di vocalità e di entusiasmo poteva essere trasportata anche sul palco. 50 anni appena compiuti, gli facciamo gli auguri. Ahimè, con una settimana di ritardo. 25 sono di carriera, fanno più effetto i 50 anni da uomo e 25 di carriera. Ma tutti e due, a dire la verità, perché diciamo in entrambi i casi, ecco, quando pensavo a me stesso a 50 anni da ragazzino, pensavo a una cosa lontanissima, che dice chissà dove sarò, chissà cosa starò facendo. Mi immaginavo già con la cravatta, non so perché associavo i 50 anni alla cravatta, che non ho ancora mai messo, e questo per me è un grandissimo risultato. Come me. Cioè, fare già una professione che ti permette di vestirti come vuoi è già un grandissimo risultato, ma poi soprattutto i 25 di carriera. In effetti io ero partito pensando di arrivare magari all'estate successiva, neanche alla fine dell'estate dell'anno in cui ho cominciato, no? Nel 1992 più o meno, primo album, ho detto se arriviamo a settembre è già buono, vuol dire che ho fatto una bella cosa. E invece quel settembre lì non è ancora arrivato, per fortuna, e finché me lo lasciano fare lo faccio, ecco. Invece sono passati proprio 25 anni di carriera, oggi c'è sicuramente un Max Pezzali più maturo, però si ha sempre l'impressione che quel ragazzo che ci ha sempre rappresentati con le sue canzoni, nelle quali ci siamo sempre riconosciuti, sia ancora qui. C'è qualcosa in cui non si è cambiato proprio per niente in questi 25 anni? Tante cose, ma prevalentemente la cosa che è rimasta intatta forse è l'entusiasmo nell'affrontare le cose nuove, le novità. Cioè non riesco a entrare nell'ottica del conservatore, no? Sai, cioè quando si cresce, di solito c'era quel proverbio, si nasce incendiari e si muore pompieri, no? Cioè si nasce cercando, invece io sono rimasto non incendiario, però insomma comunque ho quella voglia di novità, di cose nuove, che sono tipiche della giovinezza, e credo che quella serva sempre, specialmente se fai una professione creativa, perché se no, se arrivi a pensare per un attimo che fosse meglio una volta, che fosse meglio prima, sei secondo me è il momento di appendere il microfono al chiodo. Senti, nel video di Duri da battere tu, Nek e Francesco vi trasformate in tre, diciamo, miti del cinema. Tu una sorta di Indiana Jones, possiamo dire, Nek una sorta di Ethan Hunt da Mission Impossible, e Francesco Renga, vabbè, lui fa il James Bond, esatto, quello figo, eccetera eccetera. E questi sono miti del cinema, eroi del cinema. Gli eroi invece reali, i veri miti di oggi, della vita reale, secondo te quali sono? Probabilmente sarà banale, ma credo che in un mondo così che cambia così rapidamente, i veri miti siamo un po' tutti noi, quelli che riescono a stare dietro quest'epoca di grande cambiamento, cercando di rimanere a galla, no? Questa è un po' la grande caratteristica del nostro tempo, l'estrema mutevolezza, no? E quindi credo che oggi forse, ecco, i miti sono un po' le persone comuni che riescono a sopravvivere nella mutevolezza dei tempi. Beh, noi abbiamo parlato di miti, di leggende, noi adesso sentiamo una canzone che è una vera e propria leggenda, e adesso su Radio Bruno parte il coro
perché ci sentiamo gli anni dei tempi degli 883. Tra poco ritorniamo qui in diretta con Max Pezzali. Max Pezzali con gli anni 883 qui su Radio Bruno. La nostalgia, Max, è uno degli argomenti che spesso ricorre, insomma, sì, nelle tue canzoni. Vedi ad esempio in questi gli anni, adesso hai nostalgia di qualcosa. No, ma la cosa divertente è che questo è tipico, insomma, di chi magari caratterialmente un po' tende a essere malinconico nelle canzoni, nostalgia del tempo che non torna più, queste cose. Poi in realtà nella vita non ho questo atteggiamento. Cioè sì, quando ne parli con me, ah, ti ricordi, che figata, eccetera eccetera, ma poi ho entusiasmo nei confronti del futuro e di quello che deve arrivare. Quindi io in realtà non rimpiango niente e non penso mai che, ah, che bello quel periodo là. Sì, quel periodo là era bello perché eri più giovane tu. Questo è quello che si pensa. Dice, ah, ti ricordi che bello negli anni 90 facevamo quello? Sì, ma perché eravamo giovani noi. Ma in realtà, se mantieni questo tipo di atteggiamento, il tempo presente è il tempo più bello che tu possa vivere, no? C'è una canzone dell'album, appunto, che si intitola Il secolo giovane, che parla di quello, cioè di come tutto sommato non fosse poi così tutto bello una volta, no? Cioè, perché avevamo un atteggiamento diverso noi, ma non era così bello. Oggi ci sono oggettivamente, nonostante i difetti e i limiti di un tempo così mutevole, con così tanta tecnologia che arriva a tutti i livelli, però, cioè, abbiamo degli strumenti a disposizione che, porco giù, da averli avuti allora, no? Non so come dire. Quindi sono contento per i giovani che crescono in questo mondo, perché hanno la possibilità di avere degli strumenti che li potranno rendere liberi molto prima, dal punto di vista creativo, di espressione, basta che li sappiano usare bene. Ecco. Certo. Oh, parliamo delle canzoni alla radio, sì, che non è un titolo a caso. Il titolo, no, di una canzone, il titolo del doppio album. Ma la radio è sempre stato un mezzo fondamentale, certo, fin dall'inizio della tua carriera. Ma dopo milioni di dischi venduti, che effetto ti fa ascoltare un tuo pezzo alla radio adesso? Ma la radio è sempre la grande prova emotiva. Non so come dire, per chi è cresciuto come me con la radio come mito, come punto di riferimento, come faro per orientarsi nella musica e per costruire un proprio gusto musicale, quando senti il tuo pezzo, il tuo singolo, la prima volta, ogni disco, parte il singolo, dici, ah, sai che lo mettono oggi in radio, e tu sei in giro in macchina e lo senti per la prima volta, è sempre un'emozione pazzesca, perché è lì. Cioè, non c'è nessun altro mezzo che ti dà quel senso di importanza della canzone, no? Vuol dire che qualcuno in un punto, c'è un'antenna che sta trasmettendo quella cosa e in tante persone la stanno sentendo insieme a te in quel momento, quindi è un'emozione pazzesca. Pazzesca. Vediamo che effetto fa, Max, sentire anche la pubblicità alla radio, visto, certo, che momento, è l'anima e il sostegno delle, esatto, attività. Andiamo con la pubblicità, ma torniamo fra pochissimo con Max Pezzali e un altro grandissimo classico imperdibile qui su Radio Bruno. 1992, hanno ucciso l'uomo ragno. Max Pezzali e Mauro Repetto pubblicavano il loro primo album, che arrivò subito al primo posto in classifica. Sì. L'inizio dell'avventura degli 883, tra l'altro con un supereroe. Tra le passioni di Max Pezzali, sì, sappiamo che ci sono proprio i fumetti. La stai passando anche a tuo figlio Ilo, che ormai, sì, ha 9 anni. Sì, ma anche perché, allora, va detto che è difficile per uno di 9 anni adesso avere un contatto col giornaletto, col fumetto di carta, perché sono abituati a interagire attraverso degli schermi, che sia quello della televisione con la PlayStation in cui giocano, cioè che sia quello del tablet in cui giocano quando sono... Non hanno, cioè, a parte i libri di scuola, i libri che leggono, così, è difficile proporgli e fargli passare questo culto della carta. È una cosa difficilissima. Però, insomma, spero di arrivarci, anche perché, insomma, per gli amanti dei supereroi, questa è un'epoca straordinaria. Cioè, il Punisher su Netflix, che è appena arrivato, 50 morti al minuto, una roba meravigliosa. Tu sai tutto, Barbara. Io so tutto, sono argomenti. Io li guardo cui, tutti, sì, è proprio il mio pane, guarda. Senti, invece la musica gliela stai trasmettendo a Ilo? Ma sì, canta le tue canzoni. Sì, le canta, le sa, perché un po' bene o male le condivide con i suoi compagni di scuola, però lui è molto più, insomma, più radicale, più, diciamolo, è più trap adesso, roba di trap, e quindi è difficile, io sono un po' troppo pop, ecco.
Oh, nel video di Duri da battere, tre protagonisti superano tutti gli ostacoli e si ritrovano insieme a cantare, cosa che succederà presto nella realtà, perché state per partire con il tour. Si parte il 18 gennaio con il tour insieme a Neck e Francesco Renga. Visto che sei qui, noi vogliamo qualche anticipazione, qualcosa di più. Che cosa hai in mente per questo spettacolo? Qualcuno di voi si scambierà le canzoni? Sì, cioè, nel insieme? Senso, l'idea dovrebbe essere quella di intervenire nel repertorio degli altri due. Cioè, poi non è detto che questo si possa fare sempre comunque in tutte le canzoni, perché magari per creare una dinamica di spettacolo sarà bello che uno su un pezzo esce, sono solo in due, poi dopo rientra l'altro. Cioè, bisogna trovare una non so come dire, una regia in tutto questo, perché sennò sembra una cozzaglia di persone che cantano i pezzi a caso. Invece così, se riusciamo a dargli una sorta di se riusciamo, è chiaro che riusciremo a dargli una, diciamo, una dinamica, sarà molto divertente, perché ci saranno delle interpretazioni a due e a tre delle canzoni di tutti, ecco. Bello, secondo me sarà molto interessante. Quanto dura lo spettacolo? 6 ore, credo, perché e adesso il primo problema che abbiamo dovuto affrontare è esattamente quello, cioè, facendo un conto rapido, se abbiamo una media di 10-12 canzoni a testa, se arrivi a 36 canzoni si va a casa troppo tardi, cioè nel senso che rischiamo di farci chiudere dentro i palazzetti. Allora dobbiamo trovare anche il modo di mettere magari alcune canzoni, compattarle in qualche medley acustico in certi punti, per cercare di, insomma, di rendere la cosa più scorrevole. Scopriremo tutto, insomma, dal 18 di gennaio. Tu che sei una persona, possiamo dire, tendenzialmente timida, lo posso dire? Sì, assolutamente sì. Come vinci la timidezza? Cioè, salire su un palco davanti a tanta gente non è proprio roba facile per una persona timida. Beh, come la vinci? L'importante, allora, in generale bisogna dire che se sei un timido, se sei uno che tende a così ad avere a essere emotivo in queste situazioni, lo sarai sempre, non c'è un metodo. E quando sali, cioè, la prima canzone sarà sempre un delirio dal punto di vista emotivo, dici oddio che cosa so, e poi alla fine, quindi la cosa importante per vincere l'emozione enorme dell'inizio è darsi dei punti di riferimento mentali, cioè concentrarsi su alcuni particolari, non lo so, la prima strofa comincia così, la seconda comincia così, e all'inizio della terza strofa devo andare in quel punto del palco. Cioè, se tu ti dai degli obiettivi pratici, no, a cui, insomma, rimanere attaccato psicologicamente, poi superi la parte emotiva rimanendo focalizzato sulle tre cose che devi fare. Beh, noi abbiamo tantissima voglia di vedervi insieme sul palco e di emozionarci con le vostre canzoni. E la voglia è dimostrata anche dai numeri, perché si è reso necessario raddoppiare diverse date, sì, vista la richiesta di biglietti. Brescia, Torino, Mantova e Bologna. Sì, sì, stiamo raggiungendo un numero di prenotazioni, cioè di prevendite, scusami, di biglietti veramente, veramente alto. E quindi, insomma, per noi è tutto molto positivo, perché più date ci sono, più andiamo in giro a divertirci, più sarà bello il tour. Ne ricordiamo alcune al volo di queste date, non tutte, ma alcune. Il 20 gennaio, poi si replica il 23 febbraio, sarete a Casalecchio di Reno, sì, di Bologna. 22-23 gennaio, doppia data anche a Brescia. Sì. 12-13 febbraio, doppia data a Mantova. Poi 20 febbraio c'è Firenze, 21 febbraio c'è Livorno. Ce ne sono tante altre, le trovate anche sul nostro sito radiobruno.it. Intanto però stai già un po' incontrando il tuo pubblico, perché c'è questo in store. E oggi, ricordiamo, alle 18 sarai a Parma, al centro commerciale Eurotorri. Esatto, chi vuole passare potrà farsi, insomma, firmare il disco, fare una foto, insomma, siamo lì, e quindi scambiare anche quattro chiacchiere. Ma c'è già gente che ti aspetta, anzi dobbiamo lasciarti purtroppo andare perché ci sono tanti amici che aspettano di incontrarti proprio a Parma oggi pomeriggio. Beh, grazie di essere stato con noi. Grazie infinite a voi dell'ospitalità, e insomma, ci vedremo presto, e grazie davvero. Ci vedremo sicuramente durante il tour, e grazie a Max Pezzali. Noi chiudiamo con una canzone che non può mancare, perché è una delle preferite dei nostri ascoltatori, ed è una canzone che non mancherà sicuramente neanche a No, lì non se ne esce vivi se non si fa questa. La cantiamo, Come mai, 883, Max Pezzali. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi.